Questo non è amore. Nel giorno della festa della donna la polizia è scesa di nuovo in piazza insieme al telefono rosa per lanciare un messaggio contro la violenza. È importante dire alle donne che i mezzi che il nostro legislatore ci consente di poter adottare sono tanti e che non devono aver paura perché sono supportate da noi, sono supportate dalle forze dell'ordine, sono supportate dai centri antiviolenza e quindi bisogna venire fuori allo scoperto e parlare. Il messaggio che vuole ricordare Telefono Rosa è che sarebbe ora ormai che anche l'Italia si adeguasse, questo è un po' il pensiero di tutti gli avvocati dei centri antiviolenza, si adeguasse alla Convenzione di Istanbul, quindi a mettere in pratica quello che è l'unico testo veramente strutturato per quanto riguarda la violenza domestica, in particolare per la violenza domestica. Quindi è fondamentale la prevenzione, la protezione e la punizione e questo testo li comprende tutti. Pensi che una donna in TV sia utilizzata o valorizzata? La donna nello sport parte svantaggiata rispetto agli uomini? Sono alcuni degli interrogativi che hanno ispirato il progetto formativo di alternanza scuola-lavoro al liceo Colombini. Lo studio, partito da una ricerca effettuata dalla CISL in collaborazione con l'Università Cattolica, ha l'obiettivo di mettere a fuoco come la nuova generazione conosca e veda il genere nelle sue diverse sfaccettature. Ha quindi un taglio assolutamente non emotivo quanto scientifico, viene presentato oggi perché oggi è la giornata della donna, questo era il quadro, ma non nasce assolutamente da volontà di sostenere in maniera, diciamo così, un pochino acritica e semplicemente festaiola, no? Come capita di fatto la figura della donna, il ruolo della donna, eccetera, ma di fare un'indagine un attimo più approfondita su quanto le differenze di genere influiscano in ambiti diversi. Abbiamo capito che le giovani generazioni hanno poca conoscenza dei concetti di identità, di differenza di genere e comunque di tutti quei diritti che nel corso degli anni le donne ma anche gli uomini hanno acquisito, no? Come diritti della famiglia, i diritti del lavoro, i diritti delle donne. Intanto arrivano dalla Camera di Commercio i dati dell'azienda al femminile. Una su cinque sono le imprese in rosa piacentine che con 6.463 registrazioni incidono per il 21,6% del totale, con una flessione sul 2015 dello 0,6% in negativo e del meno 6,2% se si considera il periodo tra il 2013 e il 2016.